Oggi a passato e presente parleremo dei servi della gleba, la servitù della gleba, Lucchetti e Pietro Sorace. Professore, oggi mi va di metterla in difficoltà, le faccio la domanda impossibile. In che anno inizia e in che anno finisce la servitù della gleba? Posso chiedere un aiutino? No, non si può dire, lo sanno, è lei. Appunto, no, non si può dire in che anno inizia perché la servitù della gleba è una di quelle istituzioni che non sono state inventate da qualcuno, sono nate dalla realtà della vita sociale. Invece si può dire quando finisce perché molte cose durate secoli a un certo punto vengono abolite per decisione di qualcuno. Gli ultimi servi della gleba in Europa non sono un fenomeno del Medioevo, sono arrivati molto più vicino a noi e sono stati aboliti nel 1861 in Russia dallo zar Alessandro II. Ma se dovessimo identificare almeno i secoli in cui è nata questa istituzione... La servitù della gleba è, diciamo, uno sviluppo della schiavitù antica e quindi è un fenomeno caratteristico del Medioevo, ma forse più nel nostro immaginario che nella realtà, tant'è vero che nel Medioevo il termine non usava quasi nessuno. E allora entriamo nel primo capitolo della nostra storia in cui vediamo proprio quello di cui stava parlando adesso il professor Barbero. Dalla tarda antichità romana all'alto Medioevo cambiano le forme di organizzazione sociale del lavoro. Secolo dopo Cristo. La frantumazione dell'impero romano lascia via libera alle incursioni dei barbari sulla penisola italica. Dopo la breve parentesi della dinastia ostrogota, nel 568 arrivano i Longobardi e occupano quasi tutta l'Italia, tranne l'estremo sud e le isole. I nuovi venuti sono organizzati in clan familiari, le fare. I capi Longobardi e i loro parenti e seguaci si impadroniscono degli antichi fondi romani e prendono il posto dei proprietari di allora. Ne consegue una mescolanza tra società longobarda e società romana. I contadini che lavorano per i grandi proprietari, per la chiesa, per i monasteri, sono ancora in parte schiavi, come succedeva nei secoli d'oro dell'impero romano. Secondo il diritto romano, lo schiavo è proprietà di un altro uomo, può essere oggetto di alienazione, non può compiere atti che abbiano valore giuridico, non può vendere né donare beni e la sua unione con una donna non ha valore legale. E, come nel mondo romano, sono chiamati servi. In realtà, nell'Italia in cui si stanziano i Longobardi, i contadini, per la maggior parte, non sono più schiavi, sono ex schiavi, liberti, che i Longobardi chiamano aldii, oppure coloni. Costoro sono uomini liberi, ma per le leggi degli imperatori romani conservate dai re Longobardi, non possono abbandonare la terra che lavorano. È quest'obbligo verso la terra che secoli dopo spingerà i giuristi del basso Medioevo a inventare la figura del servo della gleba, un contadino cioè che non è schiavo di un padrone, ma è legato alla terra, la gleba, che coltiva. In questi secoli alto medievali, accanto agli schiavi e ai coloni, ci sono anche contadini liberi. Di loro si sa pochissimo. La popolazione contadina vive in piccoli agglomerati di case sparsi nella campagna, tra vaste foreste e zone incolte. Il padrone è anche un protettore, indispensabile in un'epoca in cui le carestie e le scorrerie di razziatori sono molto frequenti. Perciò il legame fra un contadino e il padrone a cui paga l'affitto è molto più forte di quanto accaduto in altre epoche. E c'è persino chi, per sfuggire alla fame o all'insicurezza, preferisce farsi servo di una chiesa o di un monastero.
Allora, Pietro Sorace, bene o male un momento di questa nostra storia l'abbiamo identificato, che è quello fra la caduta dell'impero romano e ciò che venne dopo. Sì, esatto, però in questo cambiamento tra il mondo pagano e il mondo cristiano ci si aspetterebbe che la servitù, la schiavitù, cambia anche di forma in maniera netta, no? Il mondo cristiano che teoricamente in cui tutti gli esseri umani erano uguali in Cristo, invece approva la servitù con i padri del pensiero cristiano come Sant'Agostino e poi fino al VI secolo con Isidoro di Siviglia, che dice che la condizione umana della servitù è originaria dal peccato del primo uomo. Ci vorrà il Concilio di Reims nel 652 a invertire la rotta e dire che gli uomini liberi non possono più essere ridotti in schiavitù. Questo è il passaggio? Allora, cosa succede? Succede che la schiavitù è una struttura portante del mondo antico. Il mondo antico è pieno di schiavi. Poi questi schiavi possono essere liberati, un grande proprietario romano libera continuamente lo schiavo che gli ha fatto da pedagogo quando era bambino, il segretario, la concubina, ma altri schiavi arrivano continuamente, costano poco nel mondo romano gli schiavi. Col cristianesimo, l'ha detto giustamente, come dire, Pietro Sorace, non viene affatto abolita la schiavitù, nessuno si sogna di abolirla. Non all'inizio e in realtà neanche con il Concilio di Reims del 652. La schiavitù verrà abolita nell'Occidente con la guerra da Abramo Lincoln, insomma, in certe zone andrà avanti ancora più a lungo, in Brasile. Parliamo della schiavitù vera e propria, no? Un essere umano che è di proprietà di un altro essere umano. Esatto. Però la Chiesa cristiana col tempo avanza alcune idee nuove. Uno, sono cristiani anche loro. Hanno un'anima, vanno a messa nella stessa chiesa del padrone, se si sposano il loro matrimonio vale, non può esistere che il padrone va a letto con le schiave, divide marito e moglie, li vende separatamente, non si può fare. Quindi in realtà gli schiavi non sono più trattati come nell'antichità quando davvero erano bestiame a tutti gli effetti, diventa piuttosto una condizione giuridica. Cioè tu sai che dipendi da quel padrone, ma nel Medioevo non è più normale che il padrone ti prende, ti mette una catena al collo e ti vende al mercato, come invece era normalissimo nel civilissimo mondo antico. Emanuele Lucchetti, cos'è l'Aldio? Ne ho sentito parlare a proposito dei Longobardi. L'Aldio è una figura servile del mondo longobardo e tra l'altro in questo universo confuso e variegato che appunto è la condizione servile, tra gli schiavi e i liberi esisteva una condizione intermedia sfumata che era appunto quella dell'Aldio, un ibrido a metà tra la condizione di schiavo perché vincolato alla terra del padrone dove era stato collocato, non poteva prendere parte all'esercito, non poteva prendere parte all'assemblea del popolo, ma al tempo stesso come un libero beneficiava, se questo può essere un beneficio, del guidrigildo, ovvero il corrispettivo monetario della, certo, della persona. Tra l'altro era stato regolato dall'editto di Rotari, re Longobardo, nel 643, quindi era stato impostato giuridicamente in questo Eccolo senso. Là, l'abbiamo trovata la nascita dei servi della gleba, l'aldio dei Longobardi, grosso modo. È una delle origini. In realtà questi aldi hanno fatto impazzire gli storici, perché appunto uno legge le leggi dei popoli barbari e ci trova che hanno gli schiavi, li chiamano servi, ma è la parola latina normale, sono schiavi, hanno i liberi, e va bene, e poi hanno questa categoria intermedia, che i Longobardi chiamano aldi. Gli storici hanno battuto la testa contro questa cosa ostinandosi a trovare delle definizioni, appunto semiliberi. In realtà, se uno va a vedere, sono quelli che i romani chiamavano i liberti, cioè gli schiavi liberati. Sì. Che sono una condizione in quel purgatorio, una condizione intermedia. Intermedia, precisamente, dove uno beneficia, ha detto bene, del guidrigildo. Io direi beneficia, perché vuol dire in sostanza che se qualcuno mi ammazza dovrà pagare un grosso risarcimento alla mia famiglia. Se invece io sono uno schiavo, chi mi ammazza deve lo stesso pagare un grosso risarcimento al mio padrone. Sai che soddisfazione per mia moglie, ecco, quindi cambia molto. Queste sono una delle tante categorie che fanno sì che ci siano persone che non sono schiavi, però hanno un forte vincolo verso un padrone. Ecco, il servo della gleba è in gran parte questo. Ah, qui siamo arrivati a un punto fondamentale di questa nostra storia, che tutti, quando sentiamo parlare di servi della gleba, pensiamo a una condizione infame, terribile, la condizione del Medioevo, mentre invece era una condizione di emancipazione da quella precedente, perché sicuramente lei ci sta dicendo con ogni esempio che fa che la schiavitù era una cosa molto diversa dalla servitù della gleba.
Ma Michela Ventriglia, lei è esperta di commendatio. È un istituto che ha una certa continuità dall'antichità al Medioevo ed è la volontà di qualcuno di raccomandarsi a un patrono nelle situazioni più varie, cioè c'è un contadino che si raccomanda per motivi economici a un padrone, a un patrono, o c'è un abate che si raccomanda al re, e questa è la forma più classica da cui poi nascerà il vassallaggio. Importantissima, perché è una forma di libertà. Cioè, noi lo possiamo vedere sempre da quelli che sono venuti dopo come una cosa terribile. Mentre invece è una forma di poter avere una personalità, poter scegliere. È proprio questo il punto. La schiavitù avrà sempre questa caratteristica, anche finché rimangono schiavi, anche nel Medioevo, pochi alla fine, ma ce ne sono, la caratteristica è quella, sei nato schiavo e non hai diritto di scegliere. Invece nel Medioevo è normale essere sottomessi a qualcuno più grosso di te, che ti protegge. Perché specialmente nell'alto Medioevo, cioè sotto i regni romano-barbarici, figuratevi che tipo di protezione statale ci poteva essere. Sure. Non c'era quasi niente, non c'era la caserma dei carabinieri dove andare a fare una denuncia se avevi subito un furto. Da chi andavi? Dal boss locale che ti proteggeva e a cui ti eri raccomandato. Se uno dice commendatio sembra che parliamo di cose complicate, ma provi a dire quello lì è un raccomandato, ecco. Quello lì è un raccomandato e quindi è meglio non toccarlo. Quindi, però anche qui raccomandato ma in senso positivo. Però adesso la porto nel secondo capitolo della nostra storia, dove entriamo nel pieno della servitù della gleba, quello che le enciclopedie definiscono l'inizio, è l'undicesimo secolo, con la nascita dei primi comuni nell'Italia del centro-nord assistiamo a una radicale trasformazione della società. XI secolo, Italia centro-settentrionale. Le antiche città romane, sopravvissute alla lunga stagnazione dell'epoca romano-barbarica, sono di nuovo in piena crescita. Accanto al clero, ai monaci, ai nobili con le loro torri e palazzi, nelle città vivono mercanti, banchieri, notai e artigiani. Finora a governare le città, in nome dell'imperatore, erano stati i vescovi. Ma intorno al 1100, in tutta l'Italia centro-settentrionale, gli abitanti delle città si organizzano e creano una nuova istituzione, il comune. In città c'è lavoro, girano soldi, si vive meglio. Dalle campagne, dove la popolazione è in crescita, molti giovani cominciano a emigrare verso il mondo cittadino. Per trattenerli e favorire i signori delle terre, i giuristi cominciano a sostenere che certe categorie di contadini, come i discendenti degli antichi schiavi o coloro che hanno un contratto perpetuo e non possono essere scacciati dalla loro terra, hanno l'obbligo di restarci per sempre. Nascono così i servi della gleba. Ma come mai, con tanta gente che si stabilisce qui, non trovate chi lavora per voi? Gioventù in giro non ce n'è. Chi ha la fortuna di avere figli maschi li tiene a bottega con sé. Chi viene che sa già l'arte, la bottega la mette su per conto suo e restano... Ehi, tu, non t'ho mai visto da queste parti, da dove vieni? Ehi, che fretta, ho capito, sei un servo fuggitivo, e con questo? Di che cosa hai paura? Non sono mica il tuo padrone io. Sì, sì. Non lo so come vanno le cose da voi in campagna, è cosa nota, i fittavoli sfruttano. Dopo che hanno pagato l'affitto al signore della terra, vogliono che gli resti in tasca un bel gruzzolo. E lo cavano da voi, o con le giornate, o con le tasse. Non ci si fa proprio più. Quest'anno, oltre al lavoro dei campi, c'è stato da rifare l'argine. E sono giornate su giornate. Lo so, vi fanno pagare tutto. Vi mettono la tassa persino sull'acqua del ruscello. E dove li piglio io questi soldi? Se invece di lavorare nel mio campo, sto sempre a lavorare per lui. Sì. Vi spremono fino all'osso. Io finora ci sono rimasto perché c'erano i miei vecchi. Poi uno dopo l'altro se ne sono andati. Moglie non ne ho e allora sono scappato. Qui non devi aver paura di nulla. Ma sei abbastanza lontano? Sì, ne ho fatta di strada. E allora chi vuoi che ti peschi qui? Sta tranquillo. Sì, ma... Lo so. Non hai più una casa, non hai da mangiare, ma guarda. Io, per l'appunto, ho bisogno di un garzone. Tu...
saprai zappare la terra, ma l'arte non la conosci. L'arte non la conosco, ma la voglia di lavorare non mi manca. Bravo. Questa emigrazione dalla campagna alla città interessa un numero sempre maggiore di contadini poveri. I legislatori comunali, per tutelare i nuovi arrivati, stabiliscono delle norme di prescrizione. Nello statuto del comune di Parma del 1234, ad esempio, si fissa a 10 anni il termine di durata di vita urbana del contadino, affinché non possa essere più rivendicato dal signore come suo colono. Rucchetti, mi spieghi, ma che potere contrattuale hanno i servi della gleba? Il potere contrattuale lo acquisiscono. Se pensiamo al grande sviluppo produttivo che ha interessato i secoli dall'11 al 13 per varie innovazioni tecnologiche introdotte, questo grande sviluppo ha avuto come conseguenza la messa a coltura di tante terre prima incolte, ma contemporaneamente, poi l'abbiamo visto anche dal filmato, questa rinascita urbana, il numero dei servi, anche dei contadini, stava diminuendo, quindi diventavano un bene prezioso. I signori tentavano di accaparrarseli e per non farli andare troppo lontano dalle città, dai terreni, insomma, presso i quali erano stati affrancati, si crearono così delle comunità rurali di cui oggi la toponomastica odierna riporta i segni. Pensiamo da nord a sud. Chiaro. A tutte le varie Villa Franca, Castelfranco, Francavilla che conosciamo derivano proprio da quello. Chiaro, ma vediamo se ho capito bene quello che ha detto Emanuele Lucchetti. C'erano dei tipi che vivevano in campagna e che potevano scegliere fra fare i servi della gleba o andarsene in città. Perché, e che erano prima questi signori? Cos'erano prima di diventare o servi della gleba oppure andare in città? Ma un contadino o è proprio proprietà del suo padrone, sì. E allora noi siamo in confusione perché la parola schiavo è una parola moderna, non c'è in latino classico. È un servo, ma anche tutti gli altri contadini che non sono servi, però vivono all'ombra di un castello, sono sotto la protezione del signore locale. E loro possono scegliere di andare in città e partecipare all'urbanesimo? No, dice il signore. Però una volta che il contadino è sparito e se n'è andato in città... Quindi quelli dell'urbanesimo sono contadini spariti, persone contadini che si sottraggono... Sono contadini che se ne vanno, per carità, tanti signori dicono va bene, dai, pagami una piccola somma e ti lascio andare. Altri invece si oppongono in tutti i modi e a quel punto i contadini se ne vanno. Altri ancora, ed è quello che diceva Emanuela Lucchetti, capiscono che ormai bisogna entrare in competizione sul mercato se vuoi avere dei contadini. E allora offrire qualcosa. Io vi offro condizioni migliori. Metto per iscritto che le tasse sono queste, non le aumenterò mai. Creo un villaggio libero, franco, affrancato appunto. È proprio in quel momento che nasce il potere contrattuale degli inferiori nei confronti dei superiori, perché quella che lei descrive è una forma di contrattazione. Il Medioevo è una grande scuola di negoziato politico in cui anche i contadini analfabeti capiscono che se ci si mette tutti insieme e si negozia col signore minacciando magari di scappare in città, qualcosa si ottiene. Certo. Questo impariamolo bene, che il Medioevo è uno dei periodi più luminosi e civili della storia dell'umanità, non come molti ancora lo considerano un'epoca buia, di pestilenze, di mostruosità. Pietro Soraci, ci sono però dei casi come quello inglese e catalano dove le condizioni della servitù della gleba sono più dure, mi sembra. Sì, assolutamente. Con la riscoperta appunto del diritto romano nel XII secolo, in terra inglese i giuristi lavorano a un vero e proprio statuto della servitù contadina in cui il servo è molto più legato alla terra e il padrone ha molto più potere su di lui. E in Catalogna viene istituito lo ius maltractandi, quindi il diritto di maltrattare ancora più duramente i servi. Infatti saranno quelle regioni quelle in cui partiranno le prime rivolte contadine, nel 1381 in terra inglese e nel 1486 arriverà fino a quel punto la remensa, la rivolta dei contadini, dei servi legati alla terra in Catalogna. Pensi che contraddizione nei tempi. 1486, fra 6 anni Colombo parte per l'America, il mondo sta cambiando e proprio lì in Catalogna ci sono dei contadini che si ribellano perché sono ancora trattati come servi. Però la grande novità rispetto a quello che uno pensa di solito
sta nel fatto che non è da sempre che sono servi. In quelle regioni lì, la modernità, chiamiamola così, del basso medioevo, del Rinascimento, la riscoperta del diritto romano, che a noi sembra una cosa grandiosa di civiltà, e lo è. Però il diritto romano spiega anche che i coloni sono obbligati a restare sul latifondo, non se ne possono andare. Fermo lì. Noi abbiamo detto che le condizioni del servo della gleba sono migliori di quella del servo e basta, cioè dello schiavo. E allora, mi verrebbe da dire, ma di che si lamentano? Vengono fuori da un miglioramento delle loro condizioni. Ma ormai ci sono anche tanti contadini che non sono più servi per niente, che sono liberi. Quelle ville franche di cui parlavamo prima si sono moltiplicate. Alla fine del Medioevo non ci sono più nelle campagne europee praticamente contadini che non siano liberi di dire accetto questo contratto, negozio le condizioni, se voglio me ne vado, tranne in quelle regioni dove degli astuti giuristi hanno scoperto nelle pieghe del diritto romano il modo per venire incontro ai padroni e dargli un modo per tenere legata questa forza lavoro. Ecco. E adesso le faccio vedere un filmato. Nel 1257 il comune di Bologna è stato tra i primi a concedere la liberazione di un gran numero di servi della gleba e un libro testimonia questo atto. È un caso raro in cui un documento dà a se stesso il nome e questo documento nella sua intitolazione dice questo è il memoriale degli schiavi liberati dal comune di Bologna e questo memoriale deve propriamente intitolarsi Paradiso. Infatti Paradiso è la parola con cui inizia, il testo latino naturalmente, ed è una citazione dal libro della Genesi. Un paradiso di gioia creò Dio all'inizio, ponendo in esso l'uomo che aveva creato e donandogli una perfetta, assoluta, completa libertà. Quindi il punto di partenza è il paradiso terrestre. Di che si tratta? È il memoriale della liberazione degli schiavi, cioè l'elenco degli schiavi che nel 1257 il comune liberò. Un elenco nominativo, uno per uno, vengono elencati 5.855 schiavi. Erano un patrimonio dei loro padroni, come prevedeva il diritto romano, ma è possibile liberarli, come prevede il diritto romano, ed è ciò che il comune fa. In base a che cosa? In base a un principio che fa riferimento al paradiso terrestre, cioè alla condizione di libertà naturale dell'uomo, che il comune intende ricostituire. E perché lo fa? Perché, come dice il prologo, una città che ha sempre combattuto per la libertà, e questo è un riferimento alle guerre recenti che il comune di Bologna ha sostenuto contro Federico II soprattutto, ebbene una tale città non può tollerare al suo interno la presenza di un numero così elevato di schiavi, perché la schiavitù è una macchia, il testo dice una ruggine, che macchia l'immagine della città, l'immagine di una città libera, e questo è l'argomento principale. Michela Ventriglia, lei non è esperta solo di commendatio, ma anche di questo libro, ce lo spieghi. A Bologna, dove c'è una rinascita culturale, dove fioriscono gli studi giuridici e dove c'è Rolandino Passeggeri che scrive un'opera sull'arte del notariato, si decide di fare questa operazione di liberazione degli schiavi e si decide di metterla per iscritto, di creare un memoriale che anche nell'aspetto ci sembra solenne, ci sembra appunto che Bologna voglia ricordare questo evento ed è l'unione, questo libro di quattro registri, ogni registro per ogni porta della città, in cui vengono registrati tutti i nomi di questi schiavi, proprio perché Bologna ci tiene a raccontare e ricordare questa operazione. Professore, sa cos'è che mi colpisce? 1257 questo libro. Lei ci ha detto all'inizio che si può considerare la chiusura della servitù della gleba il 1861, quando lo zar Alessandro II concede per l'appunto la libertà ai suoi rusi. Sei secoli, dalla prima volta, l'abbiamo visto nel filmato, che vengono messi in libertà oltre 5.000, cioè un numero notevole, sei secoli. Mi viene quasi da pensare che la soppressione della servitù della gleba abbia una storia più lunga della sua istituzione. Ma in realtà è una questione piuttosto di qualche cosa che si va spostando in Europa verso Oriente. Perché la servitù della gleba, che sarà abolita dallo zar nell'Ottocento, non era sempre esistita. In realtà
La schiavitù, le servitù di cui parliamo sono fenomeni dell'Occidente. E in Occidente, alla fine del Medioevo, vengono un po' dappertutto ridimensionati. Loro fanno tutto in ritardo, i russi. Avviene la prendono tutto... in ritardo? Eh sì, e allora quello che conta, secondo me, è la città. L'Italia è un mondo di città, l'Occidente è un mondo di città. Nel Medioevo dicevano uno dei tanti slogan, l'aria della città rende liberi. Era uno slogan che faceva comodo a chi governava le città, ma c'era qualcosa di vero. Le città vogliono dire appunto vivacità politica. E poi c'è tutto un mondo che è la Germania orientale, la Polonia, la Russia, dove le città sono pochissime, dove le campagne sono immensi mondi, dove i contadini vivono senza mai andare in città una volta nella vita. Le città sono troppo lontane una dall'altra. E in quell'immenso mondo si affermano nell'età moderna, però non nel Medioevo, il potere dello zar, il potere del re di Prussia, i quali, come dire, trovano il sostegno della nobiltà promettendo ai nobili che legheranno i contadini alla terra. E quindi è un fenomeno che nasce nell'età moderna. Entriamo adesso nel terzo capitolo della nostra storia, in cui vedremo come nell'Italia del Sud la posizione giuridica dei servi cambia grazie a un grande sovrano illuminato, Federico II. Nell'Italia meridionale, a partire dall'undicesimo secolo, la soggezione alla terra dei servi e dei contadini dipendenti è regolata dalle leggi di governo dei Normanni di Guglielmo II. I servi, tra i gruppi di contadini dipendenti, sono quelli nella condizione sociale più umile. Il signore può disporne liberamente, infliggere loro pene corporali, venderli o regalarli insieme alla terra che coltivano. I servi fuggitivi devono essere restituiti immediatamente al signore oppure ai funzionari del re. Certo, la loro condizione è molto diversa da quella degli schiavi antichi. Sono cristiani, il loro matrimonio è legale, non sono più comprati e venduti al mercato come bestiame, ma la parola che li designa, servi, conserva ancora il sapore della schiavitù. Anno 1231. Durante il regno del sovrano illuminato Federico II, vengono emanate le cosiddette Costituzioni per il Regno di Sicilia, conosciute anche con il nome di Costituzioni di Melfi. Si tratta di una raccolta delle vecchie leggi normanne e dei più recenti decreti imperiali ispirati all'universalità del diritto romano. Tra gli obiettivi principali c'è la revisione dei privilegi di cui gode la feudalità, sia per eliminare abusi e usurpazioni, che per diminuire il peso della loro autorità. Il potere regio viene ampliato, per cui baroni e città sono privati dei diritti che si sono attribuiti abusivamente. La giustizia penale appartiene al re e ai suoi magistrati e non è permessa la vendita dei feudi, poiché appartengono allo Stato. Anche il clero è soggetto ai tribunali comuni. Non può giudicare gli eretici, non può acquistare terre e, se ne riceve in eredità, deve venderle. Rispetto all'emancipazione del Nord Italia, le città del Sud non possono costituirsi a comune ed eleggere consoli o podestà, pena il saccheggio e la condanna a morte per i capi. Tra le innovazioni previste dalle leggi anche i diritti per i poveri, tra cui vedove e orfani, e i doveri dello Stato nei loro confronti. Viene garantita l'equità nella distribuzione del prelievo fiscale fra ricchi e poveri. Ai servi della gleba è concesso il diritto di difendersi davanti ad un tribunale, come accadeva per gli uomini liberi. Il re, inoltre, abolisce la servitù dalle proprie terre e le trasforma in aziende agricole gestite da operai salariati, un modello estremamente innovativo per l'epoca. Pietro Sorace, quando noi parliamo di Federico II, delle Costituzioni di Melfi, ne parliamo sempre con una certa soggezione, ammirazione, però quelle norme, a parte delle cose ipermeritorie, tipo concedere ai servi della gleba di potersi difendere in tribunale, che è una cosa fondamentale, contenevano anche dei vincoli. Certo, certo, assolutamente. Anzi, in questo senso Federico II aumenta i vincoli verso se stesso di questi servi, perché appunto
liberandoli, tra virgolette, li lascia comunque, come abbiamo detto anche prima, in uno stato di semilibertà. Nei documenti avevamo trovato anche l'affrancamento senza obbedienza o quello con obbedienza, no? Comunque siamo nel 300, grosso modo. Prima Bologna, adesso vediamo Federico II. Mi sembra che si pongano tutti il problema di far fare un passo in avanti alla servitù della gleba. Cos'è che li spinge in questa direzione? Ma è il fatto che il mondo sta crescendo. Noi non dobbiamo mai dimenticare questo, fra le tante cose, i luoghi comuni che dobbiamo dissipare sul Medioevo, è l'idea di un mondo immobile, stagnante. Che rimane stagnante per mille anni. In realtà il Medioevo dall'anno 1000 in poi è un mondo in crescita tumultuosa, dove aumenta tutto, aumenta la popolazione, si ingrandiscono le città, si aprono cantieri, si inventano nuovi lavori, aumenta la quantità di gente che sa leggere e scrivere, sempre pochi, ma molti più di prima, aumenta la circolazione monetaria. E allora in questo mondo bisogna, come dire, fare i conti col fatto che nascono tante cose nuove. Nasce il comune cittadino, è una cosa buona e una cosa cattiva? Buona, dicono gli abitanti della città. Cattiva, dice il re Federico II, il quale non vuole lasciare un'autonomia. E chi è più moderno? Sono due facce della modernità, che vuol dire sempre, vuol dire conflitto in ogni caso. Poi scoprono questa cosa del diritto romano e lo usano spietatamente, cinicamente, ai loro interessi. Il diritto romano è il diritto di un'epoca lontanissima, no? Ma loro, che sono già degli umanisti rinascimentali, già nel Medioevo, vedono gli antichi come grandiosi. Quello che dicevano e facevano gli antichi deve essere un modello. E allora ecco che si riscopre come facevano a liberare gli schiavi, i romani, con obbligo di ossequio oppure senza. Sono tutte cose antiche che vengono però usate quando servono. A Federico II servono per riprendere il controllo sui contadini. Chiarissimo. Michela Vitriglia, che posizione hanno i teologi rispetto a questi temi? Il dibattito teologico è un altro dei sintomi che ci mostra che il mondo sta progredendo, nel senso che il dibattito teologico in questo periodo si apre su un tema delicato per la schiavitù come quella del matrimonio degli schiavi senza il consenso dei padroni. E finalmente anche nella Somma Teologica di San Tommaso troviamo dei capitoli in proposito che dicono, ribadiscono il concetto che ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, quindi è un passo a favore, diciamo, della schiavitù. La Chiesa si pone in maniera propulsiva o frena rispetto ai temi di cui stiamo parlando? La Chiesa è abbastanza propulsiva con realismo, però. Anche prima, l'abbiamo detto, già nell'antichità, tra i primi cristiani, la Chiesa non abolisce assolutamente la schiavitù, però dice che liberare i propri schiavi è un'opera buona e quindi il numero degli schiavi comunque diminuisce. La Chiesa stabilisce molto presto che appunto il matrimonio degli schiavi è valido, e poi al tempo di San Tommaso i problemi diventano più sottili. D'accordo, si possono sposare, il matrimonio è valido. Ma deve chiedere il permesso al padrone però per sposarsi? È già un grado di sofisticazione in più. Sa, quello è un momento in cui veramente mettono a posto il mondo, convinti che il mondo sia razionale, che si possa spiegare tutto, e affrontano tutti i problemi possibili. San Tommaso un giorno si chiede se lo schiavo può sposarsi senza il permesso del padrone e il giorno dopo si chiede se il suddito può ribellarsi contro il re, se il re è cattivo. Risposta, ben inteso, sì, certo che può, e può anche ammazzarlo, sì, certo che può ammazzarlo se il re è cattivo. Pensi che mondo, e in quel mondo gli schiavi ormai sono un residuo del passato. Da quello che lei sta dicendo, tutta la modernità nasce proprio in quei secoli e probabilmente nasce anche in relazione a questo dibattito, chiamiamolo così, sulla servitù della gleba. Cioè ci si pone una serie di questioni che poi saranno al centro delle rivoluzioni, della lotta di classe, di, appunto, della modernità dell'Ottocento e del Novecento. Il dibattito su cos'è la libertà, su cos'è la cittadinanza, nasce nei secoli medievali, poi naturalmente viene sviluppato con ulteriore finezza dai pensatori moderni, ma sarebbe uno sbaglio credere, come a volte sembra dai manuali, che il problema della libertà o della cittadinanza nascano soltanto nell'età moderna. Hanno le loro radici nel Medioevo.
Emanuela Lucchetti, ci sono anche delle ragioni amministrative in Federico II. Sì, ne parlavamo prima e come diceva Pietro Sorace, l'intento di Federico II era quello di avvocare il potere tutto nelle sue mani, estromettere la feudalità e avere un controllo diretto su ciò che accadeva. Quando il video dice che l'affrancamento dei servi avviene in favore di un impiego di queste persone in aziende agricole come operai salariati, ci viene da pensare a, per esempio, la lotta della metà dell'Ottocento dei nordamericani unionisti che combattevano per l'abolizione della schiavitù. Sì, e volevano che la schiavitù fosse abbattuta. Il tempo, poi, le ragioni anche di mercato ci hanno insegnato che il mercato nordamericano ovviamente prediligeva un impiego salariato proprio perché il mercato si stava sviluppando in una direzione di consumismo. Come mai, se il dibattito era così evoluto nel 200 e nel 300 in Europa, l'America e gli Stati Uniti decidono di tornare o di restare alla schiavitù nel 700 fino alla metà dell'800, come ci ricordava prima Emanuela Lucchetti? Ma lì è proprio un enorme fenomeno provocato dalla colonizzazione delle Americhe, perché la schiavitù come tale in Europa era diventata un anacronismo e stava sparendo dappertutto. Nell'Europa orientale, l'abbiamo detto, c'era la servitù della gleba, che però non è la schiavitù, certo, diciamo la tratta con gli schiavi incatenati al collo, ecco. Invece questa cosa rinasce, può rinascere proprio perché nessuno l'ha mai abolita giuridicamente la schiavitù, semplicemente non ci sono quasi più schiavi, è stata ma il principio superata. È rimasto, sì. E quindi la possono recuperare, e la possono recuperare lì sì, perché le necessità economiche sono dominanti. I piantatori in America, nell'America del Sud e poi anche del Nord, fanno capire chiaramente ai governi che loro hanno bisogno di manodopera, vorrebbero rendere schiavi gli indios. Ma lì la Chiesa già nel 500 interviene nettamente dicendo: ci abbiamo pensato su, voi vorreste renderli schiavi perché non sono cristiani, quindi si può fare. Noi vi diciamo, dice un papa a un certo punto nel 500, che non è colpa loro se non sono cristiani, non potete renderli schiavi. E in effetti gli indios non saranno mai resi tecnicamente schiavi, anche se sono sfruttati in tutti i modi. A quel punto ci vogliono schiavi, bisogna andarli a prendere. Stanno scoprendo l'Africa, stanno circumnavigando l'Africa, i portoghesi decidono di andarli a prendere lì. Grazie professore, fra tutte le puntate che abbiamo fatto questa è sicuramente la più interessante, almeno a mio giudizio, e proprio per questo lei questa volta non è un suggerimento, è un obbligo che le impongo di darci dei libri per approfondirla. Ma guardi, in una materia che è molto complessa, perché anche gli studiosi non vanno d'accordo fra loro, io suggerirei un libro che cerca di mettere ordine. È un libro di un mio collega dell'Università di Torino, il professor Panero, Francesco Panero. Il libro si intitola Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale ed è direi la cosa più utile che uno può leggere se vuole provare a mettere ordine in questo tema. Ringrazio Alessandro Barbero, ringrazio Michela Ventriglia, Emanuela Lucchetti, Pietro Sorace e passo alle conclusioni. Alessandro Barbero ci ha raccontato come l'ultimo sovrano d'Europa ad abolire la servitù della gleba fu lo zar russo Alessandro II, addirittura nel 1861. Alessandro II fu un importante zar riformista, non abolì soltanto la servitù della gleba, ma riformò profondamente la Russia, e la Russia lo ripagò con un attentato mortale nel 1881. Al suo posto salì sul trono un altro zar, Alessandro III, che nel 1887 riuscì a sventare un attentato che lo voleva uccidere come il padre. Fra i catturati ci fu Alexander, il fratello di Lenin, e fu per quella cattura e impiccagione di Alexander, il fratello di Lenin, che Lenin divenne rivoluzionario, per cui anche quell'attentato cambiò in qualche modo la storia della Russia.